Salve a tutti ragazzi, sono Saprio Mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui con una nuova operazione rinascita. Prima di cominciare però, come al solito, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla ragazzi, iscrivetevi, facciamo salire quel numerino che è tanto importante per me e a voi non costa veramente nulla. Cliccate su iscriviti e dai un bel mi piace, condividetemi ai vostri amici, supportatemi in ogni modo sui social, con una piccola donazione, con un abbonamento, mi raccomando. Per supportarmi ci sono tantissimi modi. Oggi ricostruiamo la squadra più scarsa d'Italia, il Cittadella. Non me ne vogliono i tifosi di questa squadra, ma chiaramente su FIFA ha 2 stelle ed è, insieme al Südtirol, mi pare, le uniche 2 squadre con 2 stelle, e ha solamente 3 milioncini di budget per i trasferimenti, e quindi è a tutti gli effetti la squadra più scarsa. E devo ammettere che se andiamo a vedere la rosa, non è che siamo proprio messi benissimo. Vi invito a provare questa challenge perché secondo me non è semplicissima. Andiamo a vedere la rosa. Cosa abbiamo? Abbiamo 3 portieri. Castrati, che per la prima stagione potrà essere il mio titolare. Abbiamo Donnarumma, che lo facciamo volare. Felicioli, per il momento, potrebbe essere il nostro titolare. In difesa centrale vorrei spingere su Ciriello. E poi abbiamo Frare e Visentin. Anche del Fabbro, ma secondo me un altro difensore potrebbe servire, anche perché per Ticone è in età pensionabile. Mattioli e Salvi sulla destra. A centrocampo ne abbiamo, signori, una valanga. I più interessanti, forse Danzi, non lo so, anche qui bisogna secondo me ringiovanire. Antonucci, l'unica cosa buona che ha è la fidanzata. No, vabbè, a parte gli scherzi, non è male come trequartista, può rimanere lui. Per quanto riguarda l'attacco invece, io voglio che Ambrosino diventi il perno del nostro attacco. Il primo colpo che voglio fare è Pierozzi, terzino destro di 20 anni della Reggina, valore di mercato di 1 milione e 2. Proviamo a buttargli dentro qualche attaccante. No, niente, non vogliono nessun attaccante, però 940 ci posso sta. Colpo in centrocampo, per la precisione la mediana va rinforzata con un giocatore di prospettiva, Giacomo Faticanti. Maestrello. Maestrello alla Roma, ma io ci sto. Mi sono assicurato le prestazioni del giovane Patrick Nuama dal Brescia, solamente perché ha 16 anni. L'over iniziale è davvero, davvero molto, molto basso. Tento l'approccio con un giocatore che conosce già il campionato italiano, ovvero Erwin Omic. Oddio, non proprio il campionato italiano, ma ha giocato in primavera con la Juventus. Proviamo uno scambio con Vita, 300k. Vediamo un attimo cosa mi dicono. Oh, ci stanno. Bene, godo. Il calciomercato è concluso, ma mi manca un colpo. In realtà mi manca un colpo, sì. Perché mi volevo portare a casetta Gallo, che a questo punto, se riusciamo a prenderlo, arriverà chiaramente a gennaio. Te prendo un terzino sinistro, ti do un terzino sinistro più 4 milioni e 3. Oh. Si è conclusa la prima stagione, nessun playoff per salire in Serie A. Dubito sinceramente di essere salito direttamente, però la società è contenta. Vediamo un attimo, 14esimi, ho visto dei buoni risultati, 47 punti sono assolutamente positivi, 50 gol fatti, 54 gol subiti, si subisce un pelo troppo. C'è stata una novità ragazzi, la vedete subito nel modulo, c'è stato un piccolo cambio di modulo. Ho trovato un certo Ferrari nelle giovanili, grazie alla primavera. Estachete, l'ho infilato subito in campo. Non potevo rischiare che Antonucci, 24 anni, più 5 quest'anno, con 39 presenze, 8 gol e 7 assist, si sedesse in panchina. Quindi ho cambiato modulo per dare spazio a Ferrari e per dare forse un pochettino più di spazio a Nuama, che si è fatto più 5, anche grazie al cambio di ruolo. Da centrocampista centrale è diventato un trequartista. Ambrosino, più 5, 19 anni, 61. È dura, il dottore la misura, seconda stagione, raga. Andiamo subito su Cittadini, per quanto riguarda la difesa centrale, spero sia cresciuto un pochettino. 1.650.000, va bene, dai. Il Città, 21 anni, mi è un 68. Speravo qualcosina di più, ma lo posso accettare, sinceramente. Lo mettiamo subito titolare nella nostra formazione. Ibrahima Bamba. Mi piacerebbe poter rinforzare la difesa con lui. È un po' una pazzia dagli frare, però 27 anni, 69. Si può. Ottimo, preso Bamba. Regà, così la difesa non dico che l'abbiamo sistemata, ma quasi, la squadra sta prendendo una bella forma. Finale di seconda stagione, siamo a maggio 2024 e attenzione perché ci sono i playoff contro la Cremonese per giocarci probabilmente il passaggio in Serie A. Quest'anno ho visto risultati decisamente positivi, quindi potremmo anche farcela, vediamo un attimo. Vittoria, 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 adesso abbiamo lo Spezia.
Adesso abbiamo lo spesa, non sarà semplice. Pareggio. Confitta, non siamo ancora pronti. Qua davanti siamo un po' deboli. E Ambrosino si è fatto più 4, ma a 20 anni è un 66 di overall. 10 gol per lui. E non so se riuscirò a tenermi Ambrosino come titolare. Bene i due trequartisti, Ferrari e Antonucci. Antonucci però ha 25 anni, può crescere ancora. Bamba è un 74 più 4. Cittadini è un 72 più 4. Gallo è un 78 più 3 nell'overall. Molto, molto bene. In generale, secondo me bisogna potenziare il centrocampo centrale. L'attacco sicuramente, se si vuole salire. E diamo un occhio al portiere. Non che con 7 milioni si possa fare molto, però io ci sto provando. Ho inserito un po' di giocatori nel lab mercato e questi sono i risultati. Ljubicic direi assolutamente imprendibile, però lui 21 anni, 72 di overall, Milovanovic ci potrebbe dare una bella mano. Non so chi sia, non lo conosco. Vogliono faticanti che non do assolutamente. Gli serve un centrocampista centrale? 2 milioni e 7, così piglio anche il portiere. 3 milioni, ci sto. Questo c'ha la faccia esattamente da cittadella, ragazzi. Non so come dirvelo. Assomiglia pure un po' a me da giovane. Abbiamo così una bella belva, perché è 1,96 il buon Milovanovic. Anche Ambrosino non è male fisicamente. Ok, la nostra nuova coppia d'attacco. Proviamo a prendere Popa. Facciamo lo scambio con Castrati. Semplicemente perché, ragazzi, Popa ha 21 anni, Castrati ne ha 27. Sicuramente adesso Castrati ci darebbe una buona sicurezza. Preso Popa. Popa mostra un ottimo potenziale e in 5 settimane sale al 72. Sono un pazzo. Danzi 25 anni 71, Omic 21 anni 68, Nuama. Oddio mio, non posso crederci. Disse la fada turchina, questa è una magia. Fifth Gym, scuola Ajax. A questo punto Omic mi diventa il sostituto di Faticanti. Perfetto. E Danzi mi diventa il sostituto di Fifth Gym. Il calciomercato per questa terza stagione si conclude qua. Speriamo di riuscire ad arrivarci in Serie A. Ok, anche la terza stagione è conclusa. Non vedo niente. Cioè, nel senso, ci vedo, ma non ci sono playoff. Oh mio Dio. Contro il Brescia si può fare. Si può. Oddio. Oddio. We are in Serie A, ragazzi. Allora, siamo arrivati quarti nel frattempo. La squadra Lecce vince per i gol di trasferta. Raga, ma io che devo fare? io mi esonerano. Nel cambiare i piani di crescita mi sono accorto che Milovanovic si era infortunato per un paio di mesi. Quindi se è cresciuto così poco, so il motivo purtroppo. È arrivato Luca D'Andrea, l'ho preso nel mercato di gennaio per rinforzare la tre quarti. E il portiere Popa diventa un 76 più 5. Oh mamma, sarà dura. Sarà dura, sarà dura, sarà dura. E entriamo nella quarta stagione sperando veramente di riuscire a farcela. Noi ad Ambrosino gli vogliamo tanto bene, però non posso più avere un 69 in squadra. Abbiamo 6 milioni. Ma che ci facciamo con 6 milioni, raga? Però nel momento in cui trovi Bonfanti svincolato, che fai? Te ne privi di prenderlo? Ed è comunque un 73. A 23 anni non mi dispiace, non mi dispiace. È arrivato anche Corbo, quindi daremo in vendita Ciriello e qualche giocatore della primavera, anche mi verrebbe da dire. Vediamo se riusciamo a fare il miracolo. Non credo, ma ci proviamo. Ci serve assolutamente un centrocampista. Potremmo provare a utilizzare addirittura Corbo come contropartita. Questo è il massimo che gli posso offrire per poi riuscire a fargli il contratto. Attenzione perché il Lecce accetta l'offerta e noi derubiamo proprio così i pugliesi. Sono abbastanza convinto che dalla prossima stagione comunque andrà promozione, non promozione, il buon Ferrari. Dovremo venderlo perché se no la difesa non la miglioreremo mai. Attenzione perché potrebbe esserci qualche sorpresina alla fine di questa quarta stagione. Ho visto tante vittorie, qualche sconfitta, ci sta, qualche pareggio di troppo in questo finale di aprile. Ancora pareggio contro il Brescia e un altro pareggio contro il Bari. Parigite nel finale, ma forse perché avevamo il cuore leggero, leggero come una piuma. Tutti adesso abbiamo fatto i pareggi. Tutti adesso abbiamo fatto i pareggi. Siamo in Serie A, ragazzi. Siamo in Serie A. Vedo una crescita sempre un po' a rilento. Opa, benissimo. Un bel più 4. Gallo solamente più 1. E la difesa, a parte Bamba, inizia forse a faticare. Faticanti, più 3. Sempre titolare da una vita, però non è che mi stia diventando un fenomeno. Jim invece è un 80, ha 22 anni. Bene, Gonzales, sicuramente un ottimo
Rincalzo. Ferrari invece a 21 anni si fa un più 1. Secondo me il prossimo anno lo possiamo far volare. Più 2 per Antonucci. Bonfanti più 3. 31 gol per Bonfanti, ragazzi. Milovanovic più 1. Un po' poco, visti i 17 gol. Vabbè, adesso per la Serie A serve qualcosina di più. Servirebbe che anche la società mi desse qualche spicciolo in più. Non si può continuare ad andare avanti con 5, 6, 7 milioni. Attenzione perché mi è arrivata una super offerta da parte della Juventus per Giacomo Ferrari. Potrei guadagnare 41 milioni. Me ne offrono 31. Dai, che soldi li avete? 40 milioni. Venduto per 40 milioni. Ottimo. Nel frattempo io dagli svincolati ho preso Luca Chambros, senza esagerare, come trequartista, proprio nell'evenienza di una sua cessione, di una cessione di Ferrari. E Ferro. È ufficiale la cessione di Ferrari. Io spererei in almeno un 35 milioni per fare il calciomercato. 33 e mezzo, mamma mia. Mi sono arrivati una valanga di resoconti. Anche perché adesso è arrivato il momento di attivarsi sul mercato. Allora, per quanto riguarda la difesa centrale, ci sono un po' di giocatori in scadenza, tra cui Zeno Deba, ma anche Isaac Touré, se non ricordo male. Io tenterei Zeno Deba, perché è vero che abbiamo Bamba e Cittadini, però appunto Deba mi ha 2 anni in meno di Cittadini, 6 milioni e 7. Perfetto, preso Zeno Deba. Questo Vanner però 20 anni e 74 non mi è male, raga. Allora, io Vanner, ma anche in prestito? No. Vanner provo a prenderlo. Non accettano. Però Vanner per questa cifra lo prendo. Proviamo a chiudere il nostro calciomercato con Ljubicic. Ti do Ferro più 19. Oh no, cavolo! Saltato. Ragazzi, non ho più tempo per poterlo acquistare. Solo a gennaio potrò farlo. Alla fine mi si titolarizza D'Andrea. E in panchina abbiamo Vanner, che comunque può crescere in fretta. Si sta concludendo la prima stagione in Serie A. Io, sinceramente, ho visto tanti pareggi. Ho visto tanti buoni risultati. Vittorie inaspettate anche contro top team. A me va bene anche andare avanti di soli pareggi, Però, in generale, come dicevo, essendo la nostra prima stagione in Serie A, posso ritenermi soddisfatto. Siamo arrivati decimi con 47 punti, cioè a un passo dall'Europa. Bonfanti più 3 diventano entrambi dei 79 il prossimo anno, nonostante Bonfanti abbia segnato molto di più. Forse Bonfanti è arrivato il momento di panchinarlo per un giocatore ancora più giovane che possa avere un punto overall in più magari. Fizz diventano 83, faticanti, solamente più uno che fatica. Quindi Deba ha preso la titolarità molto probabilmente. Deba, Bamba, davvero un'ottima linea difensiva con Gallo che mi si è bloccato. Non ho intenzione di mettergli il bug. Va bene così. Avanziamo. Seconda stagione in Serie A. Quest'anno abbiamo 28 milioni per il mercato. Molto meglio. Mi sono arrivati i resoconti per un po' di attaccanti. Costano tutti molto. Colombo 25. Valore di mercato, in realtà il valore è di 34 milioni e mezzo. Secondo quel valore lì potremmo anche riuscire a prenderlo. Non ce la faccio. A meno che non ci pensino su. Hanno bisogno di tempo, attenzione perché potrebbe esserci il miracolo. Questo sarebbe un upgrade perché ha la stessa età di Bonfanti e più punti overall. Chiuso Colombo, che non ricordo se avevo già preso in un'altra rebuilding, però sicuramente come primo e forse unico acquisto ci sta parecchio, qui proprio al posto di Bonfanti, visto che Milovanovic ha comunque un'età inferiore rispetto a questi. Controllo proprio al volo se c'è qualcuno negli svincolati, se no ragazzi ci tocca restare così. Solo Ronaldo Vieira poteva essermi utile, l'ho preso, 76, speravo potesse avere un overall almeno sopra il 75, diciamo così, giusto per allungare il centrocampo. Ragazzuoli, qua la situazione non è male, anche aprile è stato super positivo, come gli altri mesi. Io non vorrei dire, non dico niente perché, allora, la società non è contenta, ma a me non interessa molto. Non ci credo mai nella vita. Ma voi ci rende... Neanche le parole mi escono. Vi rendete conto che sono arrivato secondo a 4 punti dal Milan? Ma com'è la nostra formazia? Interessante. Faticanti più 1 a 23 anni. Questa cosa sinceramente non le capisco. Cioè, bisognerebbe upgradare ancora di più se si vuole vincere il campionato, per avere una formazione ancora più forte. Però se non mi arriva un vero bonus per la Champions, faccio fatica ad upgradare tutti i ruoli. Vediamo un po', sono curiosissimo. 54 milioni, ok, iniziano ad essere parecchi. Mi è apparso questo Ela Rouche, che non conosco sinceramente. Non ho idea
di come sia, di come giochi. Però attenzione, perché grazie a Venner riusciamo ad abbassare parecchio il prezzo. Questo ci consentirebbe di fare un altro acquisto. 23 milioni più Venner. E la Rue sicuramente è un bel giocatorino. Ragazzi, io ve lo dico sinceramente, dispiace tantissimo per Faticanti, però mi serve un nuovo mediano. Ho venduto Vieira, ci ho fatto dei bei soldi. Ho cercato quanto fosse cresciuto Le Penin ed effettivamente è cresciuto davvero, davvero molto. Ho preso Kai Wagner dagli svincolati come sostituto di Gallo. Possiamo utilizzarlo, possiamo provare a utilizzarlo. In realtà non era mia intenzione utilizzarlo, ma ci proviamo. Sono interessati a Kai Wagner, ecco, perfetto. Siamo andati bene. 26 milioni più Kai Wagner, ottimo. Faticanti farà il primo sostituto. Vado a fare un ultimo acquisto sempre dagli svincolati, perché ne avevo trovati due di terzini sinistri, entrambi provenienti dalla MLS. Era il secondo Diego Palacios. La formazione finale è questa. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Grazie al buon posizionamento dell'anno scorso, raga, ci siamo meritati la Champions League e siamo ai quarti di finale. Questa contro l'Inter è fattibile. Ah, raga, io se vado in finale di Champions me la gioco, Campionato vinto, campionato perso. Campionato vinto, campionato perso. Non mi interessa, me la vado a giocare per forza. Io non so cosa ho fatto di male a questo gioco, che dovrebbe venirmi incontro e invece mi fa bestemmiare tanto. Ancora per poco non riusciamo a vincere il campionato. La formazione sta crescendo bene. Opa è arrivato all'84, Gallo all'85, spettacolare. Dybala all'83, Bamba all'86. Fitz, molto molto bene. Che gran giocatore che è diventato. E la Ruth più uno e basta, 12 gol per lui. Antonucci, che sorpresa. Colombo un 86. Però che bel cittadella che stiamo costruendo, raga. Iniziano ad essere belli potenti questi milioni. Bravo Pierosti, che è diventato un 84 tra una stagione e l'altra. Ragazzi, ho avuto un vibes troppo forte. Troppo forte per lasciarlo andare. Facundo Farias. Quando ho visto Favoloso, Farinoso, mi si sono illuminati gli occhi. Milovanovic più 40 milioni, clausola della rivendita. Voglio Facundo Farias. Olè! Eccolo qui, Facundo.
Popa è diventato un 86, Gallo un 87, Antonino nel mio cuore, Debà 85. Fammi vedere le statistiche di Antonino. Mamma mia, che terzino incredibile, che terzino incredibile. Debà, vabbè, Debà lo conosciamo un po' tutti. Bamba lo conosciamo, però è diventato un 88. Milenkovic 85, c'è Delirio, ok, Pierozzi. Piero, Niccolò Pierozzi, ti faccio giocare la finale di Champions, Piero. Le Penane in 86, il capello di Le Penane è strabiliante. Faticanti in 82, Fitz Jim è diventato un 88, 13 gol e 12 assist per lui. Intrigantissimo come trequartista. Antonucci con noi dal giorno 0, 86 di overall, 14 gol e 13 assist, spettacolare. Colombo in 89, fate voi, 31 gol, 5 assist. Oh, Facundo Farias. 86. Boh. E Bonfatti un 83. Comunque non ha mollato un centimetro. Ragazzi, direi che è arrivato il momento di giocarci la finale di Champions. Al 1° giugno non mi era mai successo, sinceramente. È tutto pronto per questa finale di Champions. Cittadella Manchester United. Che squadra è Manchester United, ma che squadra anche noi. Sempre sul pezzo. Siamo in casa, in Italia, a San Siro. Andiamo in campo. Forza Cittadella. Antonucci coreografato. Che spettacolo, ragazzi. San Siro con i colori del Cittadella. Questo è quello che può creare FIFA. Le squadre stanno scendendo in campo. Chissà i nostri giocatori quanto saranno emozionati. Io lo sono, io lo sono. Ci può fare, un pezzo di storia. Facciamo arrivare questo video al Cittadella, raga. Facciamoglielo arrivare. E la Rucci nel frattempo fa fuori Davis. Al centro Colombo. Si fa trovare pronto. A testa bassa Colombo. A testa bassa Colombo col mancino! Colombo! Dopo nemmeno 3 minuti con un Eurogol. Colombo! Con uno dei suoi gol. Perché Colombo ce l'ha questo tiro da fuori. Porta in vantaggio il Cittadella. Con un gol stratosferico. Bravi ragazzi, ordinati! Popa! La palla resta lì. Antony al centro ancora. Via! Bamba salva tutto. E ripartiamo noi con Le Penane. Sulla fascia Colombo. A testa bassa Colombo. A testa bassa Colombo. A testa bassa Colombo. Quanto va Colombo? Colombo. Colombo. Dietro per Farias. Il controllo. Il destro al giro. Il palo. Non posso crederci. Che finale. Mamma mia, Gallo. Poi però si addormenta. McKennie. Che gol. Pareggio Manchester United. Ma McKennie c'ha questa sensibilità nel destro. Com'è Pierozzi contro Rashford? Mamma mia, Pierozzi! È passato. È passato Vlahovic. Non so da dove sia passato, ragazzi. Però contro queste grandi squadre, purtroppo, da un momento all'altro, ti possono colpire. E Vlahovic è passato. Antonucci. Prova a inventarsi la giocata. C'è adesso Gallo. Al centro Colombo. Abbiamo fatto la fattoria! Colpo di testa di Colombo. Niente da fare. Occhio adesso, D'Andrea. Bella! Colombo! Colombo! Con la doppietta in finale di Champions al Manchester United! Assist di Andrea, siamo ancora vivi! Mamma che brutta palla, D'Andrea, mamma che brutta palla! Mamma Poppa invece, grande cazzarola! No, io tolgo Farias! Lo sto facendo fuori Farias, dentro Bonfanti, it's time! Dammi sta palla! Dammi sta palla! Dammi sta palla! Colombo! 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 Testa bassa, Colombo! Bonfante! Bonfante! All'89esimo! Bonfante così! Bonfante così! Ma io perdo la testa! Ma io perdo la testa, Bonfanti! Ma io perdo la testa in finale di Champions! Il 3-2 del Cittadella è di Bonfanti con lo scorpione. Ma cosa sto vedendo? Ma cosa sto vedendo? Ma cosa sto vedendo, Bonfanti? Ma non solo al Cittadella deve arrivare sto video, deve arrivare pure a Bonfanti. Ma che hai fatto, Bonfà? Ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ti rendi conto che in finale di Champions al 90esimo hai segnato il 3-2 così? No, perché? Perché sei entrato nella storia di FIFA, Nicolas, di FIFA. Però, oh, non si sa mai nella vita. Gallo! Bamba! Il Cittadella è campione d'Europa! Il Cittadella è campione d'Europa, non posso crederci. Una squadra che rimarrà
della storia. Abbiamo costruito quello che secondo FIFA è la squadra più scarsa d'Italia. L'abbiamo portata a vincere campionato Serie A e Champions League. E abbiamo costruito una squadra non scontata, fortissima. Fortissima, ragazzi. Fortissima. Alza l'Antonucci, perché il Cittadella è campione d'Europa. Ci siamo. Ci siamo. Abbiamo fatto la storia. Abbiamo fatto la storia. E chi dice il contrario mente spudoratamente, sapendo di mentire. Alzala ancora una volta, Antonucci. Facci godere. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questa partita, di questa rebuilding. Abbiamo vinto una finale di Champions, ragazzi, con dei gol che non hanno senso. Cioè, guardate Colombo da dove ha tirato. Boh, spettacolare, ma poi soprattutto, dove sei, Bonfanti? Con Colombo che si fa tutta la fascia al 90esimo, la mette in mezzo, preciso, solo così poteva segnare Bonfanti. E l'ha fatto. Raga, noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Non vedo come non possa esservi piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Menzo. E alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.